Saluto il nostro gradito ospite, il professor Alberto Albani. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno. Ecco, grazie di aver accolto il nostro invito. Il professor Albani, ormai lo conoscete, è il capo dell'unità di crisi per le maxi emergenze, in particolare per l'emergenza da coronavirus, che fa parte della task force regionale. Ecco, è iniziata la fase, cosiddetta fase 2, il 4 maggio, ma diciamo che a noi quello che interessa oggi è parlare di come gli ospedali, quindi il sistema sanitario abruzzese, ha risposto a questa riapertura dei servizi sanitari, a questa riattivazione. Si può dire che c'è stata una riapertura soft o è stata una vera ripresa dei servizi, degli interventi chirurgici, insomma della routine pre-coronavirus? Sì, innanzitutto la ringrazio della domanda. Noi abbiamo preferito fare una partenza soft a step, cioè a gradini. Siamo partiti nella prima fase in cui c'è stata una vera e propria guerra, inutile ricordarla, quello che è successo nei mesi scorsi, in cui abbiamo garantito esclusivamente i servizi essenziali, cioè gli interventi chirurgici in condizioni di emergenza e urgenza e quelli della patologia oncologica. E abbiamo garantito quelli che erano le prestazioni ambulatoriali non differibili, faccio l'esempio quello terapie di emostasi e trombosi, la coagulazione e così via, tutto il settore oncologico, cioè abbiamo dato la preferenza a quei settori che non potevamo assolutamente chiudere. Siamo poi adesso partiti con un secondo step in cui abbiamo aperto ulteriori ambulatori e abbiamo cominciato ad intervenire anche sugli interventi chirurgici non più di tipo soltanto oncologico ma anche quelli di classe A e B, per arrivare poi il 18 ad un'apertura completa, quindi il terzo step, di tutti gli interventi chirurgici e di tutte le attività ambulatoriali. Abbiamo fatto questi step per garantire, per dar tempo agli ospedali di riorganizzare e di rimodulare quella che era la risposta in tempo di coronavirus. Nel senso che adesso, per evitare assembramenti nelle sale d'attesa, saranno dilazionati gli appuntamenti, cioè il CUP prenderà gli appuntamenti distanziandoli uno dall'altro, tutte le persone che entreranno negli ospedali sarà presa nei distretti, sarà rilevata la temperatura corporea al fine di evitare che persone che possono mettere a rischio la sicurezza di altri utenti siano rinviate al proprio domicilio e quindi poi nel percorso delle cure domiciliari. Questi step, appunto questi scalini che abbiamo voluto intraprendere sarà proprio quello di aprire piano piano per arrivare poi al 18 all'apertura completa. Questo è un discorso che chiaramente riguarda tutti gli ospedali abruzzesi, ovviamente, no? Non soltanto Pescara. Pur lavorando, pur essendo il direttore del Dipartimento Emergenze e Urgenze, il direttore del Pronto Soccorso di Pescara, nel mio ruolo oggi è quello di referente sanitario regionale per le emergenze, per cui parlo a livello regionale. Quindi tutti gli ospedali sono stati messi in questa condizione. Ovviamente in tutta sicurezza, quindi con separazione degli spazi, diciamo, Covid. Assolutamente sì, perché per tutta l'attività ambulatoriale i percorsi sia negli ospedali che nei distretti vengono garantiti come percorsi puliti, in maniera tale che siano ridotti al minimo i rischi di poter contrarre l'infezione all'interno delle strutture nosocomiali o distrettuali. Ecco, professore, si può fare una stima, magari uno studio, non so se sia stato condotto, magari sarà condotto rispetto ai dati che, insomma, che sono in vostro possesso, di quanti abruzzesi in queste settimane, in questi mesi hanno rinunciato alle cure magari per il timore di contagiarsi rispetto alla Covid-19? Dunque, noi abbiamo come dati statistico una diminuzione degli accessi al pronto soccorso della Regione Abruzzo in linea con quelle di tutte le altre regioni italiane di intorno a un 60-70% in meno di prestazioni di pronto soccorso, non legate quindi a patologia da coronavirus. Questo sta a indicare che i pazienti hanno diminuito, hanno limitato i loro accessi all'interno del pronto soccorso. Noi speriamo, questo però è un calcolo che verrà fatto nei prossimi mesi, quindi ci riserviamo di studiarlo con più attenzione. Noi ci auguriamo che quella fetta di persone, quella porzione di persone e di pazienti che non sono legati al pronto soccorso siano quelli, diciamo così, di codici verdi e bianchi, cioè persone
che effettivamente potevano dilazionare una visita, perché questo 30% invece che è rimasto sono persone invece che erano diciamo con codici gialli e rossi, cioè pazienti con patologie severe. Però adesso a sapere se in quel 60-70% in meno ci sono stati anche pazienti potenzialmente gravi, questo dovremo vederlo con i dati che richiederanno dei studi, dei calcoli più approfonditi. Ecco, invece rispetto all'avvio di test serologici, si è parlato di test serologici per circa 5.300 abruzzesi, che notizie ci sono e poi, ecco, se è possibile saperlo, cosa accadrà dopo l'effettuazione di questi test? Allora, i test, questi 5.500 test a livello del territorio abruzzese, fanno parte di uno screening nazionale, cioè che è stato commissionato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità per mappare tutto il territorio italiano. Quindi noi facciamo parte di uno studio più complesso che riguarda, ripeto, tutta l'Italia, e questo studio sierologico serve non a fare diagnosi del singolo caso, perché è impossibile fare una diagnosi esclusivamente sierologica, ma serve semplicemente a mappare quella che è la situazione a livello italiano e a livello regionale dell'Abruzzo di quello che è stato l'andamento della malattia. Quindi questi tamponi saranno fatti, sono stati eseguiti per fascia di età, per sesso, per diciamo situazione anche geografica di abitazione, proprio per cercare di dare una mappatura più completa possibile dell'andamento della malattia. Quindi è uno studio che servirà a livello regionale, a livello nazionale, per vedere come si è diffusa la malattia a livello del territorio. È un campione rappresentativo della popolazione, credo a livello nazionale si parla di 150.000 esatto. Italiani. Esatto, sono 150.000 studi sierologici fatti a livello nazionale, che in questi 150.000, 5.500 riguardano il territorio abruzzese. Ecco, per concludere, si è parlato forse poco di questa fascia di popolazione, no? Dei bambini, perché si è detto magari che il virus attecchiva meno, eccetera, ma c'è possibile fare un quadro delle osservazioni scientifiche in ordine al rapporto tra Covid-19 e popolazione adolescenziale e popolazione anche dell'infanzia, diciamo, quindi bambini magari anche al di sotto dei 6 anni? Sì, allora questo è un dato che è attualmente allo studio della comunità scientifica, in quanto si è visto che almeno i primi dati che abbiamo, sembra che la popolazione della fascia pediatrica sia meno colpita e meno sensibile agli effetti del virus. Tanto che noi a livello regionale abbiamo avuto pochissimi casi di pazienti pediatrici ricoverati. Attualmente in ospedale a Pescara c'è solo una bimba di 4 mesi che ha avuto un'insufficienza respiratoria non particolarmente severa, ma che ha avuto necessità però di ossigenoterapia, però non ci sono stati molti casi, adesso ripeto, ne abbiamo solo uno. E per questo sembrerebbe legato una minore suscettibilità da parte della popolazione pediatrica al virus. C'è soltanto che si è notato un incremento a volte di una risposta in alcuni soggetti pediatrici Covid positivi, di una risposta iperinfiammatoria, la cosiddetta malattia di Kawasaki, che penso che tutti ormai avete imparato a conoscere, che è una risposta infiammatoria molto elevata da parte dell'organismo, che ha colpito una fetta di questa popolazione pediatrica Covid positiva. Noi in media nella nostra pediatria, per esempio di Pescara, ne vediamo 3 l'anno. Attualmente negli studi fatti a livello italiano abbiamo notato che mentre al sud è intorno al 4%, al nord, nelle regioni particolarmente colpite, questo può arrivare anche al 20-30%, quindi dei dati abbastanza importanti, ma perché sono a macchia di leopardo a seconda delle zone. Più le zone sono state colpite dal virus, quindi maggiore popolazione pediatrica è stata colpita, maggiore è stata l'incidenza della sindrome di Kawasaki, quindi è legata proprio anche ai numeri. Però ancora non c'è un dato certo sicuro su questa correlazione, non tanto a morte di Kawasaki, ma correlazione tra Covid e età pediatrica. Ecco, per concludere, professor Albani, la situazione, diciamo, generale per quanto riguarda l'Abruzzo,
si sta, diciamo così, si sta avviando insomma verso una situazione più tranquilla, circa 300 ancora ricoverati, ma terapia intensiva si sta svuotando, diciamo così, no? Sì, abbiamo notato un netto diminuzione, un netto calo dei pazienti che giungono in terapia intensiva. Questo stiamo cercando di capire se è legato ad una minore virulenza del virus, se è legato invece a una più precoce diagnosi, perché prima adesso i pazienti appena i primi sintomi vengono in ospedale, prima magari invece tardavano l'arrivo in ospedale. Abbiamo introdotto a livello domiciliare molti farmaci, quindi probabilmente l'insieme di questi fattori ha portato ad una diminuzione di casi da terapia intensiva. Però io, lei sa che nelle nostre conversazioni, ma anche tutte le dichiarazioni che ho fatto a livello ufficiale e alla stampa, in tutti i convegni che sono stati, tutti gli incontri che ho avuto, io ho sempre detto lo stesso, cioè è una malattia ancora strana, una malattia ancora che la scienza non riesce a dare delle risposte complete, per cui non abbassiamo la guardia. Questo lo dico sempre, l'ho detto sempre, continuo a ripeterlo. Finché siamo in una fase di studio anche dal punto di vista scientifico, l'unica precauzione, l'unico modo per interrompere la catena di trasmissione è il distanziamento sociale. Non mi stancherò mai di ripeterlo, distanziamento sociale e uso di mascherine finché non siamo sicuri che abbiamo vinto la guerra. In questo momento siamo in una fase di tregua, il nemico in questo momento sembra che si sia posizionato nelle sue trincee, diciamo così, il virus, però assolutamente è una fase di tregua. Io mi sento con tutta coscienza di dire che la guerra ancora non è stata vinta, siamo in una fase di tregua, approfittiamo di questa tregua per rinforzare le nostre difese immunitarie, per rinforzare le nostre difese in assoluto. Quindi mi raccomando ancora distanziamento sociale e uso di mascherina. Anche perché, professore, come giustamente dice, adesso tra qualche giorno avremo probabilmente i primi risultati legati a queste riaperture su larga scala. Sì, quindi noi ci aspettiamo intorno dal 15 al 20 un primo dato su quale è stata la riapertura del 4 maggio, poi del 18 maggio consideri altri 14 giorni, quindi insomma a fine mese avere il secondo dato importante. Queste sono le due settimane, la prima e la seconda che vi ho detto, in cui riusciremo a capire se veramente si tratta di tregua o si tratta di vittoria. Quindi dobbiamo aspettare.